Adesso leggiamo ciò che ci ha detto la Madonna. Lei oggi era vestita di bianco e aveva su una mano il cuore, quello di Gesù. E dice, figli miei, mi sentite? Grazie per essere qui nella preghiera. E grazie per aver ascoltato la mia chiamata nei vostri cuori. Piccoli miei, è bello per me vedere tanti. Scusate, ho sbagliato. Grazie per essere qui nella preghiera, per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Figli miei, se sapeste quanto è grande il mio amore di madre per voi. Figli, io sono qui a chiedere ancora la conversione del vostro cuore. Figli cari, siete vicini al mio cuore e a quello di mio figlio Gesù. Solo così siate vicini al mio cuore e a quello di Gesù. Solo così ci sarà, avrete la salvezza. Figli miei, ormai la persecuzione è in atto, ma non dovete temere se siete in Cristo, perché nulla vi mancherà. La carestia si sentirà arrivare, eppure chi è con Gesù? Dovrà stare tranquillo. Pregate affinché le chiese non vengano chiuse e affinché il cibo di vita eterna non vi sia tolto. Pregate per i miei figli prediletti e per coloro che io ho chiamato per la salvezza dell'umanità. Li riconoscerete dal volto dell'amore. Ora vi lascio con la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, insomma. Sembrava, l'avevo detto prima, no? Speriamo, preghiamo affinché le chiese non vengano chiuse. E aggiungo affinché il cibo di vita eterna non ci venga tolto. Io non so perché, non so se potrebbe mai accadere, ma se lei lo dice, accadrà. O comunque l'aria qui, insomma. E vi volevo dire anche, la Madonna parla dei figli prediletti, no? Come dicevamo prima anche Don Vittorio, ovviamente i figli prediletti sono loro, i sacerdoti, e sono anche coloro che lei ha chiamato uno per dare questi messaggi, che non sono soltanto io, attenzione, o quelli come me, o le persone che hanno dei doni, siamo tutti figli prediletti davanti agli occhi di Dio. Ognuno di noi abbiamo una missione da mandare avanti e ognuno di noi può assolutamente parlare di Dio, parlare dei messaggi, parlare di ciò che se qualcuno non volesse ascoltare i messaggi di Trevignano, della Madonna di Trevignano, ma ci sono quelli della Salette, ci sono quelli di Fatima, cioè la Madonna avverte ormai da anni, da 1000 anni credo più o meno, e sulla conversione, su quello che accadrà, sulla persecuzione, con l'unica differenza che questi sono i tempi che lei aveva predetto tanto tempo fa, tanti anni fa, e noi ci siamo dentro. Allora non possiamo ancora aspettare o giocare con Dio o con la fede, che a volte noi ci giochiamo con la fede. Diciamo, ma sì, ma dopo, ma sì, ma poi, ma sì, ma tanto, adesso ho cose più importanti da fare, come il lavoro e altre cose. O magari anche uscire con gli amici, no? È tutto più importante. Ma ricordiamoci che Dio nella nostra vita deve essere Lui al primo posto e poi tutto il resto. Perché se Lui non è con noi e non è nel primo posto nella nostra vita, tutto il resto è vano. Quando andremo e dovremo, prima o poi, andare dall'altra parte, no? O quando noi dobbiamo, la Madonna dice ogni tanto, no, voi dovete lavorare qui in terra per poi avere frutto in cielo. Quindi noi dobbiamo lavorare per la vita eterna. E se invece abbiamo, se avessi, se mettessimo Dio al secondo posto, nelle nostre cose da fare giornaliere, no?
E piuttosto il tè con l'amica, ma la preghiera è lunga, adesso non ho tempo. Ma adesso devo uscire, devo fare spesa, adesso no, magari dopo. Oppure, sai, il bambino deve andare al mare. Oggi non andiamo a messa perché c'è una bella giornata, quindi preferiamo andare al mare. Magari al ritorno dal mare si può andare anche a messa, no? Se uno volesse. Quindi, ecco allora, noi stiamo vivendo, e non è la prima volta che ve lo dico, noi stiamo vivendo i tempi dell'Apocalisse. La fine dei tempi, non del mondo, ma dei tempi, di questi tempi, di questi tempi dove il demonio ormai è entrato in tutte le case, le famiglie, da tutte le parti. Allora dobbiamo essere noi a sconfiggerlo. E come lo sconfiggiamo? Con la preghiera del rosario, con la messa, con l'Eucaristia. È solo così che si può sconfiggere, non abbiamo altra scelta. E se qualcuno volesse ogni tanto mi chiede delle preghiere particolari, non esistono le preghiere speciali. Esiste la preghiera. È la fede, esiste quello. E oltre a chiedere grazie, a sperare che ogni volta che sembra che abbiamo tutto che è sollecito, che è veloce, che ci scappa, quindi abbiamo bisogno della grazia subito, proviamo a ringraziare il Signore. Cominciamo dalla mattina, no? Dal mattino quando ci alziamo, prima di tutto. Facciamo un segno della croce, diciamo: Signore, ti ringrazio perché sono ancora qui e forse posso esserti utile. Ti ringrazio per questa giornata che mi hai dato, ti ringrazio per gli amici, ti ringrazio per quello che farò oggi, anche per il mio lavoro. Ma noi non siamo abituati a ringraziare. Io, sapete, quelli, varie persone del mio gruppo, sono un bel po' adesso, hanno insegnato ai loro bambini a fare la preghiera di ringraziamento prima del pranzo. Io vorrei vedere tra di voi chi è che lo fa ancora. I bambini ringraziano Gesù per quello che hanno sulla tavola, ma noi abbiamo troppa fretta, dobbiamo correre al lavoro, scappare. Non abbiamo tempo per ringraziare il Signore, però abbiamo tempo per chiedere. E mica va bene così. Per chiedere sì e per ringraziare no. Allora, vogliamo imparare. Almeno noi che siamo qui, e poi magari ditelo a quelli che saranno a casa, di ringraziare Gesù per tutte le cose, per i nostri amici. Io lo ringrazio ogni momento per avermi dato mio marito, che è la grazia più grande della mia vita, per avermi dato la sua grazia, per aver dato voi. Voi che siete qui tutti e tre, che vi prendete il sole, la pioggia, la grandine, il vento. Ed è per quello che io ringrazio il Signore. E credo che dovremmo imparare tutti a farlo. Ogni giorno, ognuno per conto proprio. Eh? Ci proviamo insieme, magari un giorno. Eh? Lo facciamo, sì. Ringraziamo Dio. Perché Lui ci dà tante cose belle, ma siamo troppo accecati alle cose del mondo per capire che cosa ci ha donato Lui durante la giornata. A volte siamo troppo presi dalle cose del mondo. E la Madonna dice: sì, è vero, tutto quello che avete, forse lo dovrete anche a lui, no? Forse, o forse sicuramente. Però non dobbiamo stare, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Quindi non dobbiamo essere legati alle cose mondane, alle cose del mondo. Il nostro unico legame, vero? È quello a Dio, perché senza di Lui, e credetemi, io ve lo dico per esperienza personale, senza di Lui non ci potrebbe essere nulla. Tutto quello che abbiamo è grazie a Lui. E anche se siamo qui oggi con le nostre macchine, è grazie a Lui e alla Madonna. Allora, noi preghiamo affinché veramente i cuori possano essere illuminati. Ringraziamo Dio per quello che abbiamo e ogni tanto, quando volete, quando non avete una preghiera in meno da fare, cioè quando vi fa comodo, quando volete perdere un po' di tempo, fate un'Ave Maria per me e per mio marito. Ecco, quello ve lo chiedo con il cuore. E
E grazie, io sono molto felice anche perché oggi è venuto Monsignor Formenti, che per me è una grande, grande felicità e lo deve essere anche per voi, perché è importante che ci sia lui. E quindi ecco, vuol dire che insomma ancora seminiamo qualcosa di buono, i frutti ci sono. Allora facciamo vedere questi frutti, andiamo a messa, urliamo il Signore, lodiamo, lo cantiamo. Come vi pare, ma dobbiamo far sentire le nostre voci a Dio, altrimenti si sente solo. E non fate quelle facce che avete tutti da un sacco di problemi. Sorridete quando pregate, che tutti ce l'abbiamo i problemi. Ma io li affido a lui e sono contenta, non mi vedete serena? Allora anche voi imparate a farlo, affidate tutto a lui. Che poi la cosa incredibile è che lui lo chiede, è lui che ci dice affidate tutto a me e io sarò ad occuparmi di voi. E invece noi che facciamo? Siccome siamo umani e intelligenti, no? Crediamo di esserlo, al di sopra anche di Dio, invece noi diciamo ma no, ma risolviamo noi perché noi siamo bravi. E Dio che c'entra? Dio c'entra, c'entra sempre. Sempre, in qualunque situazione, in qualunque momento. Lui c'entra sempre. Ricordatevelo, sempre. Capito? Quindi non siate così presuntuosi di pensare di avere le menti eccelse e di risolvere tutto da soli. Perché se lui non vuole, voi non risolverete mai niente. Spero di essere stata chiara. Beh. Oltre a questo, sì, adesso se il Monsignore ci fa una benedizione anche paterna, oltre che l'abbiamo avuto materna, e dopo volevo solo dirvi, non vi affollate perché io piano piano passerò tra di voi per salutarvi, quindi non creiamo assembramenti, eccetera. Quindi chi vuole salutarmi rimanga cortesemente seduto, chi non vuole salutarmi vada a casa e grazie. Ho capito mezzo mezzo.